Torino con delle bellissime ragazze. E più tardi canteremo e sentiremo esibire anche le ragazze. E vedi il quadro! Vedi qua! Guardate che bella squadretta! Gli amici di Gian sono soliti importunarlo mentre lui fa le riprese, ma in quell'attimo di rabbia e sotto censura che cosa avrà esclamato? Vi faccio sgridare da mia nonna? Quante ragazze in minigonna? Mi vado a comprare l'ultimo Mortal Kombat. Partecipa e vinci chiamando comodamente il numero di telefono che vedi in sovraimpressione. Si tratta del cellulare di Davide Parlati, molto utile anche per fare scherzi telefonici. Sì, mi voglio far riprendere anch'io. Faccia da Pio, l'ha fatti biondo! Magari do la videocamera in mano a Mirko. Non c'è niente, che cazzo canti? Slacciala! Ma devi fare la cappella! Perché Mirko è il mio amico. Lui non farebbe niente di male con la mia videocamera in mano. Gian, canta il Pulcino Pio. Pulcino Pio. È in crisi. Gian è in crisi, non sa più cosa fare. Se l'è fatta addosso. Non lo appoggiano. Io mi vedo perché Mirko è il mio amico. Bayern Liga! È Liga Borgo? No, è Ruggeri. È Ruggeri, è Vasco. Vai Vasco! Non è Ruggeri! Ma che Liga Bue, ma porca puttana! Sei sacrilego! Slaccia la cintura! Perché? Mirko è il mio amico. Gli do la videocamera in mano a Mirko. Perché Mirko è il mio amico. Vai Gian, vai a casa. Io mi fido di Mirko. Ah,
sì, sì, sì. Gli do la videocamera in mano a Mirko. Perché così mi può filmare. Io mi fido di Mirko. Lui non mi farà passare per scemo davanti a tutto il locale. Sì. Questa fronte corrucciata, impegnati. Always one we will. Che bello, abbiamo un vecchio che ha problemi di prostata. È già la seconda volta che va a pissare in 10 minuti. Il vecchio non è lui, ma è lui. Ho ripreso il vecchio che va a pisciare. Vecchio Davide. Il vecchio è andato a pisciare. Vecchio Davide. Quello con la papalina sulla testa, il rabbino. Proprio lui. Il rabbino con la papalina. Questa sera sentirete Gianluigi che si esprime nelle sue doti canore. Dove sei? C'è quello lì. E poi noi facciamo un... Loro sono i fratelli legume uniti dal baccello. Ce la fai, sì. Noi la
conosciamo, è nostra amica, è amica nostra, noi la conosciamo. Molto brava, molto brava. Un sorriso. E anche noi la conosciamo. Sì. La serata è praticamente finita, abbiamo fatto una bella serata. Domani è un matrimonio. Domani è un matrimonio, infatti. Ma non è il mio, però. Quello che volevo dire è che grazie a un rompicoglioni di nome Mirko Aghemo, eccolo qua. Sono io. Andiamo via e lasciamo le fighe da sole, perché Mirko Aghemo domani è andrà. Comunque Gian è anche un bel rompicoglioni. E anche io non scherzo. Voi amici di YouTube lo potete confermare. Questa sera vi parleremo di un rompicoglioni di Carmagnola. Carmagnola. Vedete quello lì dietro? Quello lì dietro lo chiama. Quale sarà il misterioso soprannome di Davide Parlati? Uomo fringuello, Winnie the Pooh o vecchio di merda? Partecipa e vinci chiamando direttamente il numero in sovraimpressione, che è sempre il numero di cellulare di Davide Parlati, sempre ottimo anche per fargli degli scherzi telefonici. Dopo Vin Diesel, che era il torello, eccolo lì l'uomo. Questa tagliala, perché poi la vedono. Ma tanto in tutta Italia sì che sa, vabbè, sì, forse lo sanno. Vabbè, comunque siamo sempre noi, a fin fine. Alla faccia di chi ci vuole male.